Scriveva qualcuno in una pagina Facebook dedicata alla lettura di letteratura contemporanea che, avendo approcciato un racconto di Carver o un libro di racconti di Carver, non ci capiva niente, nel senso che non lo appassionava, non rifiutava queste storie che non sono delle storie compiute secondo lei, era una lei. Nel senso che non avevano uno sviluppo, non avevano un finale, non avevano una storia che aveva l'andamento classico di quello che noi aspettiamo sulla storia, insomma, no, di una storia. Un colpo di scena, lo sviluppo, il finale. Insomma, non aveva niente di tutto questo, insomma, era una serie di cose che si succedevano così, insomma, e che comunque non le andavano a genio, insomma, e chiedeva il parere anche degli altri. E cosa che pochino mi fa riflettere sulla specificità del racconto. Di solito, insomma, penso che ci aspettiamo di approcciare il racconto come approcceremo un romanzo, che di solito ha questo andamento narrativo, o almeno i romanzi più, diciamo, più facili, no? Certi romanzi contemporanei sfuggono a queste cose, infatti diventano ostici. Ma quando cerchiamo la storia, questa cosa qua, spesso sottovalutiamo altre cose. Che il romanzo invece ci può dire? E ancora di più il racconto, secondo me, ma c'è una distinzione che io trovo tra il racconto e il romanzo, insomma. Nel senso che il racconto, più che non una storia compiuta, ci dà delle intuizioni, ci suggerisce una visione della realtà, come la poesia ci dà degli stimoli, ma che noi dobbiamo poi completare, ai quali noi dobbiamo dar forma attraverso la nostra immaginazione, attraverso la nostra creatività. Insomma, il racconto ci descrive, ci mostra dei pezzi di vita. Il racconto moderno poi anche in uno stile molto, molto nuovo, molto scarno spesso, no? Togliendo tutto quello che è superfluo, usando pochi aggettivi, lasciando poco, alla soggettività del narratore, dello scrittore, il quale mette la sua capacità, la sua personalità, la sua soggettività nel proporre una serie di azioni, uno sguardo. Ci mostra quello che fanno i personaggi e spesso i personaggi dicono ma anche agiscono. Quindi brevi frasi, pochi aggettivi, verbo, soggetto, complemento, oggetto, punto. Azioni che esprimono contenuti che suggeriscono stati d'animo, reazioni, non tanto una verbalizzazione ossessiva, un discorso quanto basta, anche perché spesso queste persone le vediamo muoversi e le vediamo quasi addirittura impacciate a parlare. E quindi il tutto si svolge in questo modo, senza che ci sia questa successione, perché la vita poi non è fatta di grandi fatti, è fatta di sensazioni, di stati d'animo, di cose che noi esprimiamo attraverso quello che facciamo, attraverso i nostri comportamenti, attraverso le nostre reazioni o attraverso le reazioni e i comportamenti che intuiamo, che vediamo nell'altro. Uno sguardo che ci è dato, che ci è tolto, un gesto. Ecco, questi gesti spesso descrive o si vedono descritti nel racconto e da questi gesti noi possiamo intuire la storia. Non c'è una descrizione spesso così trionfalistica, aggettivata, oppure una descrizione che, come dire, che voglia far rientrare tutto in una modalità di pensiero, in una visione del mondo. No, ci si butta là. Spesso ci viene data questa storia e sta a noi poi interpretarla, sta a noi cogliere tutto quello che questa storia ci
suggerisce. E allora qual è il problema? Il problema è che se noi abbiamo poca vita alle spalle, cioè non abbiamo un'esperienza di vita, non abbiamo un vissuto ricco che ci possa far cogliere tutte le sfumature che vediamo descritte, non siamo in grado di apprezzare tutto quello che ci viene proposto e offerto in questi racconti, quelli di Carver, quelli di Yeats e quelli di Selby, addirittura anche in quelli Buzzati, che anche se sono più semplici forse che non in quelli della lettura americana, quelli di Matheson, di Chevet. Insomma, tutta una serie di narratori, quelli della Alice Munro, tutta una serie di narratori anche contemporanei, insomma, che usano questo linguaggio molto asciutto spesso. È la ricchezza di vita che ci portiamo dietro, sono le esperienze che riusciamo a rielaborare, a mettere a frutto, che abbiamo fatto e attraverso le quali possiamo dare senso, dare energia a queste storie, che sono pezzi di vita messi insieme, che ci suggeriscono però tanti, tanti temi, un mondo di umanità che spesso vediamo in quello che l'autore, che il narratore ci dice in questo caso, che l'autore di racconto. Li dobbiamo prendere un po' come stimoli per sviluppare poi il nostro panorama di possibilità di vita che ci vengono offerte, sia dalla nostra esperienza a cui possiamo attingere, sia dalla fantasia che possiamo mettere in moto utilizzando questi stimoli. Per capire a fondo questo racconto, bisogna avere alle spalle una certa quantità di vita, di esperienza vissuta. Bisogna aver vissuto, nel senso profondo, a contatto con i problemi, con le contraddizioni che ci porge la vita, con le situazioni che bisogna accettare, con il tempo che bisogna saper mettere tra un fatto e il suo sviluppo e le sue conseguenze. Con la pazienza, con la possibilità di aspettare, con la capacità di desiderare, con le strategie che bisogna mettere in atto per arrivare a determinati obiettivi, per l'umanità, per tutto quello che la vita poi si porta dietro. Trovo molto bella questa immagine sempre di Yeats, e a cui ho già fatto riferimento, no? In un racconto. Poi, insomma, il senso del racconto è un po' la luce che entra in questo racconto da queste finestre. Insomma, il racconto non è solo una costruzione, non è solo gettare le fondamenta, costruire i muri di una casa, metterci il tetto, il camino, la porta e tutto il resto, ma insomma, è anche capire dove sono le finestre e come entra la luce in questa casa, insomma, e la luce è la questione poi fondamentale, insomma, no? È il senso, è l'umanità, la verità che si nasconde tra le righe, in tutti i temi poi toccati dal racconto, insomma, no? Quanto è la dimensione umana, quant'è la luce dello spirito, insomma, l'anima che troviamo nei personaggi, nei loro gesti, insomma, no? Più che non il vissero insieme o il vissero per sempre felici e contenti. Non è quello. È il fatto del senso che sono riusciti a dare a quella storia attraverso le loro interazioni, insomma, no? Cosa è venuto fuori del senso di vita che si legge in questa storia, insomma. E questa luce, no? Che è così importante, per esempio, in fotografia, no? Nella fotografia stessa chiave, no? Possiamo fare una bella inquadratura, possiamo trovare un bel soggetto, possiamo trovare tutto, ma la fotografia non è interessante, non è bella se non ha una sua luce, una sua verità, se
se la luce non è buona, tutto il resto non funziona. La foto è brutta. E infatti se guardate poi le foto, quando andate in Google Immagini, le foto che si fanno adesso, insomma, o le cose che vengono fuori, dove spesso la luce è anche poca perché le foto vengono riprodotte male, forse anche apposta perché non vengano poi utilizzate, riutilizzate, copiate, insomma, per problemi di copyright. Insomma, vedete una serie di immagini scandalosamente brutte, la modernità, insomma, no? Le foto a colori, insomma, no? Per lo più sono scandalosamente brutte quelle che troviamo in internet. Escludiamo le foto dei quadri, dei dipinti o certe cose, ma insomma vediamo la bruttura delle immagini. E spesso in queste immagini manca la luce, manca la verità. Quella luce che poi è importante anche in certo cinema di qualità. Pensiamo a Romère che aspettava l'alba che andava a girare alle 3, alle 4 del mattino per trovare quella luce. Pensiamo alle riprese in interni fatte da Kubrick che si faceva costruire degli obiettivi speciali per poter riprendere con la luce del giorno anche all'interno dei luoghi, quindi senza mai usare una luce artificiale. Quindi il momento in cui lo scatto, la fotografia, o il momento in cui anche la ripresa cinematografica permette quella luce, è quello che poi determina la bellezza della foto. È il momento di verità che noi troviamo anche nel racconto, oppure nella poesia, insomma, no? È quella luce che lo rende unico e interessante. Quel momento di verità che noi possiamo però apprezzare e riconoscere se abbiamo una vita alle spalle, se abbiamo vissuto, se ci siamo passati per determinate esperienze, se abbiamo letto le cose che, letto le esperienze che abbiamo fatto, che abbiamo visto fare gli altri, se abbiamo anche una chiave per interpretare, per mettere insieme i fatti, per comprendere. Tutto questo anche per presentare un racconto che adesso posterò, sempre di Yeats, che si intitola Basso il Vecchio, e che io trovo di una grandissima bellezza. Ci sono in questo racconto molti temi, ve li lascio tirare fuori a voi, insomma, molti temi. E anche nel racconto non è solo quello che si dice, ma anche quello che si riesce a non dire, il non mettersi dalla parte di chi pontifica, di dice come dovrebbero essere le cose, eccetera. La possibilità di rinunciare, trovare un senso altrove quando questo senso non può più essere trovato, il volere e non potere capire che non si può e pensare che si può creare un momento di felicità al di là di quello che non c'è più dato di fare, saper rinunciare, saper perdere anche delle cose, dei beni, degli affetti in questo caso, no? Trovare pure in una dimensione di spazio ridotto come quello di una istituzione totale, di qualcosa in cui si attende la morte, come un ospedale per tubercolotici, insomma, un nuovo slancio, magari piccolo, di vita. Una nuova motivazione per la esistenza propria, ma non solo, ma anche per creare un momento di felicità per gli altri. Piccolo. Ecco allora anche le piccole cose, no? Che poi alla fine sono quelle che permettono di avere questi momenti di illuminazione, di rendere significativa anche una vita che non ha quasi più prospettive. Bene,
Un saluto.